Pescara caccia del riscatto di fronte una delle due capoliste del girone di B, Cesena, numeri da urlo, 11 vittorie, 3 pareggi, 36 gol, nessun'altra ha fatto meglio a livello professionistico, soltanto 11 reti al passivo. Nel Pescara rientrano Mesic e Tugnov, conferma per Vergani. Nel Cesena c'è il rientro di Corazza, alle spalle giocano Spendi e Saber. 3-4-2-1, si comincia così, il Cesena domina nel primo tempo. C'è questo calcio d'angolo di Donnarumma all'esterno mancino, guardate il colpo di testa di Prestia, il riflesso del stavo difensore del Pescara Plizzari, che salva a porta il risultato dopo soltanto 3 minuti dall'inizio della partita. Poi un altro calcio di punizione, viene battuto dal solito Donnarumma, ancora attento al centro della sua porta, all'esterno difensore del Pescara Plizzari. Poi il gol del Cesena, palla persa da Tugnov, non l'abbiamo vista, il cross di Adamo, la palla passa all'altezza dell'area piccola e la deve solo spingere in fondo al sacco Christian Spendi. È l'ottavo gol in questa stagione per il classe 2003, c'è stata una transizione molto veloce, bravo Saber, bravo soprattutto Adamo, palla in mezzo, il decimo assist in questa stagione per il classe 98. E poi l'ottavo gol di Christian Spendi, il 27esimo minuto del primo tempo, il Cesena dunque sblocca la situazione, non c'è Pescara, solo Cesena nel primo tempo che attacca ancora, c'è questa conclusione e poi il gol di Saber che però è in posizione irregolare, subito rilevata dal guardaline che opera sotto la tribuna. Siamo ora al 36esimo minuto, c'è questo dribbling di Donnarumma che fa fuori troppo facilmente Pierno, la respinta di Plizzari e poi Adamo con la gamba di Brosco, un intervento salvifico con il piede sinistro, riesce a mandare il pallone in calcio d'angolo, dunque evita il raddoppio il capitano del Pescara. Siamo nel secondo tempo, leggermente meglio il Pescara che aveva giocato contro vento nel primo tempo, succede la stessa cosa nel secondo tempo al Cesena che prova a gestire la partita ma anche l'occasione qui addirittura Prestia, poi c'è Carbò entrato in corso d'opera e la respinta sulla linea di porta di un difensore del Pescara, dunque Cesena ad un passo dal 2-0, 80esimo minuto, ci sono diversi cambi, entra anche Cangiano che prova con il destro e c'è la parata con la mano sinistra, la mano di richiamo del portiere Pisseri, classe 91. Sono i due minuti migliori, se vogliamo, del secondo tempo di questa partita del Pescara, col colpo di testa di Brosco, la grande parata in questo caso dell'estremo difensore romagnolo Pisseri. Viene espulso Domenico Toscano, Mimmo Toscano, il tecnico della formazione ospite. 5 minuti di recupero, finisce così a Pescara. Cesena batte Pescara 1-0, notte fonda per i biancazzurri.